Green Pass nei locali pubblici, una questione che fa discutere in tutta Italia negli ultimi giorni, in particolar modo a San Benedetto e nel Piceno, contrapposti i Novax e coloro che sono a favore di questa soluzione. Abbiamo ascoltato il parere dei gestori e di alcuni clienti, la situazione non è così rosea come potrebbe sembrare. Perché se non si vogliono vaccinare nessuno gli dice che sono costretti a farlo, però che adesso si mettono a fare gli avvisi ai naviganti, nel senso non andate in quel posto perché o non andate in quell'altro, mi sembra veramente da poveracci, perché cioè noi stiamo qua per lavorare, non è che stiamo qua a perdere tempo, e quello che facciamo lo facciamo perché è una legge che è stata messa e quindi va rispettata. Poi chi non la vuole rispettare, benissimo, non la rispetta, lo Stato gli ha dato la possibilità di non rispettarla, però poi non andiamo ad andare a toccare, come si dice, chi è che veramente lavora e che c'ha bisogno pure di pagare alla fine del mese, capito, i stipendi al personale, oppure pagare le bollette di luce che sono pure diventate il doppio. Quindi datevi una calmata, cari Novax, perché non è così, capito, che si va avanti. Ci crea un sacco di problemi, non riusciamo a servire bene le persone, dobbiamo aspettare. Ognuno chiede, ci sono grossi problemi, qualcuno magari non è aggiornato, qualcuno già ha il cartaggio che non legge bene, quindi un sacco di perdite di tempo, delle persone che non possono aspettare magari. Allora, i clienti appena entrano si trovano un po' spaesati, perché molti quando entrano non ce l'hanno già presenti, quindi comunque causano un po' di confusione, però cerchiamo sempre di gestirlo nel migliore dei modi e a chiederlo a tutti, anche se molte volte non ci riusciamo molto bene perché il lavoro è quello che è. Secondo me no, non è utile, ci rallenta molto il lavoro, la gente non ha più voglia di aspettare e vanno via. Io penso che come me e tante altre attività hanno perso almeno il 50% dell'incasso.